Stiamo per iniziare con il BAM 2023. In tantissimi siete già arrivati, le tende si stanno popolando, ormai sappiamo che una volta all'anno qui a Mantova coloriamo Campo Canoa con non solo le tende ma con tutte le nostre sante presenze. Io do un grandissimo benvenuto sul palco, come si fa con quando si va ospiti da qualche parte, a Jacopo Revecchi e Alessandra Nicadonna, assessori del comune di Mantova, benvenuti. Grazie, ciao a tutte e a tutti e benvenuti a Mantova, anzi benvenuti di nuovo a Mantova. Tanti di voi sono stati negli anni precedenti qua, probabilmente anche l'anno scorso qua a Campo Canoa. Ormai è il quarto anno di BAM qua nella nostra città. Ogni anno cerchiamo di migliorare la nostra città, di renderla più accogliente per i cicloturisti, di renderla sempre più accogliente per chi ama il mezzo della bicicletta e la mobilità dolce. Alessandra, ormai ti hanno convinto anche a te a venire in bici, magari sei entrata nel gruppetto. Io vado sempre in bicicletta, ecco. sono una ciclista da città, però solo in bicicletta. Buonasera a tutti, benvenuti nella nostra città. Io sono molto contenta che Jacopo continui a insistere per portare BAM a Mantova, perché è un'occasione incredibile per unire lo sport, la natura e la città nello stesso momento. Abbiamo la fortuna di avere una città che è anche un sito patrimonio mondiale e con un centro storico eccezionale, però che è circondata da laghi e quindi ha la natura dentro di sé. Questo è una cosa speciale, è quello che rende speciale anche la nostra città e ci permette anche di poter quindi ospitare ancora meglio eventi.